e venne da lui Manetto Portinari, fratello di Beatrice, fedele e taciturno amico del poeta. Manetto, scusami, seguivo un mio pensiero, non ti avevo visto. Sono qui a pregarti. Vorrei che tu mi dessi dei versi per una giovane donna che è morta. Non mia sorella, no. Non credo che tu la conosca. È per me. Ti darò quei versi. Tu mi preghi. Solo per te. Ecco, io già scrissi dei versi per una giovane donna che è morta. Vedi se ti conviene. E parendogli il sonetto Povero Servigio, fece poi due stanze di una canzone. La prima pareva scritta per un altro. La seconda, non potendo celare il suo sentimento, scrisse per sé. Un Dio chiamo la morte. Come soave e dolce mio riposo. E dico, vieni a me con tanto amore che sono astioso di chiunque more. Rientrava, o almeno tentava di rientrare, nell'ordine della vita familiare. Già da qualche tempo, infatti, nella parrocchia di San Martino del Vescovo, aveva sposato Gemma di Ser Manetto Donati, alla quale era promesso, come allora era usanza, fin dall'età di 12 anni. Era stato un matrimonio di convenienza, che attraverso un ramo collaterale lo imparentava con una delle principali famiglie della città. Gemma aveva portato in dote 200 lire di fiorini, cifra allora considerevole. La sola distrazione dai suoi cupi umori era stata per Dante una breve passione per una gentile donna che lo guardava da una finestra, con così pietosa comprensione da accendere in lui fuoco d'amore. Io sono stato con amore insieme e so com'egli affrena e come sprona e come sotto lui si ride e geme. Ma era stata una tentazione passeggera, quasi un disperato tentativo di fondere l'anima della sua donna morta nel corpo di una viva. Alla fine l'immagine della donna gentile era dileguata, sfumando in un'allegoria della filosofia, dove aveva trovato, secondo le sue stesse parole, non soltanto alle lacrime rimedio, ma vocaboli d'autori e di scienze e di libri, le quali, considerando, giudicava bene che la filosofia fosse somma cosa. Cominciai ad andare là dove ella si dimostrava veracemente, nelle scuole dei religiosi e alle disputazioni dei filosofanti, in Santa Maria Novella, dove uno scolaro di San Tommaso d'Aquino insegnava la dottrina tomista. Nel convento di Santa Croce, dove era viva la corrente francescana degli spirituali e si ricordavano le profezie di Gioacchino da Fiore. Nel convento agostiniano di Santo Spirito. E quegli studi, che s'erano protratti con intensità per circa 30 mesi, gli avevano aperto la mente all'intelligenza profonda della Bibbia e del pensiero antico che vi affiorava attraverso la Summa Tomista. 30 mesi di severo interiore ripiegamento. Quasi non s'era accorto degli eventi gravi occorsi nella città di Firenze nell'anno di Cristo 1293. La lotta sociale si era radicalizzata. Messer Giano della Bella, di nobile famiglia avversa ai magnati, si mette alla testa del popolo e lo conduce alla conquista totale del potere.
I nuovi statuti, detti ordinamenti di giustizia, escludono drasticamente i nobili dalle più alte magistrature e le assegnano ai rappresentanti delle corporazioni. In realtà, l'ingiustizia viene rovesciata. Chi è stato a lungo offeso si fa oppressore. Mutavano i costumi della città e Dante, vuoi per reazione ai severi studi, vuoi per contagio e disgusto assieme della volgarità, si era mescolato a sbrigliate compagnie. La sua musa, già così nobile e castigata, era esplosa estrosamente in vigore popolaresco, nel contrasto con Forese Donati, l'allegro e scioperato fratello di corso. Io disse tossir la malfatata, moglie di Bicci, vocato Forese, potrebbe dir che l'ha forse vernata dove si fa il cristallo in quel paese. Di mezz'agosto la trovi infreddata. L'altra notte mi venne una gran tosse, per chi non avea che tenere addosso. Ma incontanente che fudì, fui mosso per il giro a guadagnar ove che fosse. E ti trovai alla Ghier tra le fosse, legato a nodo che io non saccio il nome, se fu di Salamone o d'altro saggio. Ben ti faranno il nodo Salamone, Bicci Novello e Petti delle Starne, ma peggio fia la lonza del Castrone. Ma ben m'è detto che tu sai un'arte che se gli è vero tu ti puoi rifare, perché l'è di molto gran guadagno. E s'era invischiato in un amore torbido, dal quale non aveva tratto che pena. Perché ti vedi giovinetta e bella, tanto che svegli nella mente amore, presai orgoglio e durezza nel core. Orgogliosa se fatta e per me dura, poiché d'ancider me lasso ti prove, credo che il facci per esser sicura, se la vertù d'amore a morte muove. Rivesti Sangal, prima che dichi parole o motti d'altrui povertate, che troppa ne è venuta gran pietate in questo verno a tutti i suoi amici. E se puranco sai per sì mendichi, perché per caritate mandi a noi. Bicci Novel, figliol di non so cui, giù per la gola tanta roba in essa che a forza ti conven torre l'altrui. La gente si guarda da lui, dicendo questi che la faccia fessa è pubblico ladron nell'acqua sua. Così nel mio parlar voglio essere aspro, come negli atti questa bella petra, la quale ognora impetra maggior durezza e più natura cruda. Gemma? Gemma? Qualcuno è venuto a visitarmi? No, nessuno. Il desinare è pronto. E dopo? Oh,
per me come io per lei nel caldo borro. Se io avessi le belle trecce prese, che fatte son per me scudiscio e ferza, pigliandole anzi terza, con esse passerei vespero e squille. Ecco mio fratello. C'è messer Cavalcanti. Perché ti distruggi? Una volta sdegnavi certe compagnie. Ora le cerchi e te ne pasci. E passi il tuo tempo al dado, in taverna. Ah, non solo questo. Femmine, lo so. Qualcosa che mi rode il cuore. È finito il tempo della nostra amicizia. Una volta mandavi a me le tue rime, le ho raccolte tutte. Ora vai gareggiando in trivialità con Forese Donati e avvilisci il tuo ingegno. Sono un uomo anch'io di carne d'ossa. Come il pecora beccaio. Come Giacco che va grufolando le mense dei signori. Come Corso Donati violatore di conventi. Non sono uomini anch'essi? Sta pure con loro, sei in buona compagnia. Guido, aspetta che questa febbre mi passi. Non aspettare che la passione ti divori. Dominala. Innalzala. Troncala se necessaria. Aspettare significa cibarsi di un dolore vuoto, di un piacere non ancora goduto. Compiacersi del peccato. Questo è quello che voi chiamate l'inferno. L'inferno è la disperazione. L'inferno è il piacere della disperazione. Il mescolarsi alla folla per cercarvi il conforto che l'animo nobile trova soltanto nella solitudine. L'inferno è Firenze. Da quando Messer Giano della Bella, coi suoi ordinamenti di nequizia, ci ha messo al bando della città. Nella plebaglia che una volta faceva largo al passaggio dei nostri cavalli, ora si rotola nel potere come porci nel brago. Guardati attorno. Tutta la buona gente di Firenze si viene guastando. Molti che erano nobili si sono fatti popolari per viltà d'animo. E chi non lo fa badi alla coda del suo cavallo. Se sfiora la faccia d'un plebeo rischia la testa. E i nobili? Cosa hanno fatto prima? Io vidi una volta in corte dei Bostighi, in Mercato Nuovo, come si torturavano i servi. Appesi per le braccia a una corda che gli rompeva le ossa. E Corso Donati? Lo dovresti conoscere come ha sempre parlato di te. E come ti vorrebbe morto. Ah, si è fatto ben pagare la gloria di Campaldino. Non esiste legge per lui, né costume né amicizia. L'ho visto io affacciarsi alla sua torre qui, dietro le nostre case, gridando al popolino, arragliato l'asino di porta. Sai chi è? Vieri De Cerchi. C'era anche lui a Campaldino, fu più prode di Corso. Solo per te. Ecco, io già scrissi dei versi per una giovane donna. È morta.
Vedi se ti conviene. Venne da lui in manetto. Sono qui a pregarti. Vorrei che tu mi dessi dei versi per una giovane donna che è morta. Non mia sorella, no. Non credo che tu la conosca. È per me. Ti darò quei versi che tu mi preghi. E parendogli il sonetto Povero Servigio, fece poi due stanze di una canzone. La prima pareva scritta per un altro. La seconda, non potendo celare il suo sentimento, scrisse per sé. Un Dio chiamo la morte. Come suave e dolce mio riposo. E dico, vieni a me con tanto amore. Tito Portinari, fratello di Beatrice, fedele e taciturno amico del poeta. Manetto, scusami, seguivo un mio pensiero, non t'avevo visto.